Punto G, sempre giornale radio, la radio libera di informare, sempre Giuliano guida bardi e microfoni che dà non il benvenuto ma il bentornato a Marella Giovannelli. Buongiorno Marella Giovannelli. Buongiorno, ciao Giuliano, buongiorno a tutti. Allora, Marella è stata già nostra ospite, ma in una veste differente, presentò qui da noi la sua ultima raccolta di poesie. Oggi invece abbiamo chiesto a Marella di tornare a trovarci nella sua veste di saggista e di storica. Come i nostri ascoltatori già sanno, infatti, Marella Giovannelli è un'interprete, una giornalista, oltre che poetessa e fotografa. La sua carriera è cominciata a Roma proprio come traduttrice dal russo all'italiano, con i racconti dei profughi ebrei in transito in Italia, e poi è passata al giornalismo militante. Ma è proprio in quell'esperienza di conoscitrice del mondo russo che Marella ha scritto un saggio che si intitola La vita politica degli ebrei in Russia dalla fine del 1800 al 1930. È stato edito nella collana di studi sul sionismo da Salomone Belforte. Non è un libro recente, ma la guerra russo-ucraina lo ha reso nuovamente attualissimo, perché secondo noi comprendere la cultura russa più profonda ci aiuta a meglio comprendere cosa davvero c'è dietro questa nuova, violenta, interminabile follia della guerra. Allora Marella, è un saggio molto interessante. Qual era, per cominciare, la vita degli ebrei in Russia prima e dopo la rivoluzione di ottobre? Ma intanto penso che sia interessante sapere com'è nato, perché quando io mi sono laureata alla scuola interpreti di Roma, appunto in russo, inglese e francese, avevo come insegnante Irina Alberti, che era una grande collaboratrice di Sakharov. E quando finì la scuola, lei praticamente mi fece entrare in questa organizzazione delle, diciamo che era delle Nazioni Unite, per l'emigrazione degli ebrei, e venivano fuori dalla Russia, che era allora l'Unione Sovietica, intere generazioni di ebrei, perché lì potevano uscire solo se tutte le generazioni erano coinvolte. E quindi io traducevo le storie lavorative, le storie di prigione e di partito, e molti di questi anziani avevano ancora tatuati sul braccio i numeri dei campi di concentramento. Quindi per me è nata questa curiosità. Quando poi mi sono laureata e ho fatto la tesi sull'antisemitismo, e quindi vivevano in delle condizioni veramente drammatiche, che poi sono continuate per anni. Quindi c'è stata questa figura dell'ebreo russo rivoluzionario, un alone mitico, no? Comunista, prima sì, entusiasta. Sì, questa è la figura di cui volevo ci parlassi. Sì. Esatto, poi deluso e perseguitato. E quindi era una situazione di ben 5 milioni di ebrei dell'impero russo a fine 800 che erano confinati in dei veri e propri ghetti, erano privati dei diritti essenziali, vittime di questi pogrom. Infatti nel libro avrei visto anche delle immagini originali dell'epoca. Sì. Così poi è nato il Bund, che era il primo partito socialista ebraico. Però queste persecuzioni, queste violenze, questo disagio profondo ha continuato, e quindi questo grande flusso migratorio, io sono stata testimone perché appunto ho vissuto insieme a loro, perché poi stavano a Roma per 6 mesi, fino a quando non avevano i visti. E tu credi che vedere intere famiglie emigrare in Australia, Canada, Nuova Zelanda e America è stato veramente drammatico, e poi molti in Israele. Quindi è un problema che è rimasto irrisolto. Questo. Sì, a me interessa avere la tua opinione, la tua conoscenza sul tema dell'antisemitismo in Russia. A cavallo della rivoluzione, possiamo parlare della rivoluzione del 17 ovviamente, possiamo parlare di antisemitismo? Beh sì, perché poi i bolscevichi erano contro l'autodeterminazione del popolo ebraico, e loro vedevano nell'assimilazione l'unica soluzione alla questione ebraica. Quindi sono stati proprio gli ebrei poi, e giovani in rotta con la tradizione, che erano innamorati di questi ideali universalistici, no? Ed erano entusiasti anche di sfruttare la libertà acquisita con la rivoluzione di febbraio a riempire i posti vacanti dell'apparato dello Stato. Poi negli anni 20 i bolscevichi hanno iniziato a mettere in pratica la soluzione della questione ebraica, soprattutto con questa sezione ebraica del Partito Comunista. Quindi la vita religiosa, che aveva un nome particolare, giusto? Una sezione particolare. Yersekcia. È stata messa al bando la vita religiosa, insieme all'ebraico, e l'Yiddish è diventata l'unica lingua autorizzata.
Poi c'è stato questo non... L'ho letto nel tuo saggio, ma non ho ben capito perché. Perché praticamente loro erano contrari a che gli ebrei diventassero un popolo come potevano diventare, veramente elitario, progressista, quindi volevano sempre comunque ghettizzarli. Infatti poi hanno provato anche questo esperimento fallito della colonizzazione agricola ebraica, prima in Crimea, poi nel Birobidzhan. E nel Birobidzhan hanno cercato di risolvere il problema delle masse ebraiche che erano declassate dopo la rivoluzione. Quindi è un problema veramente irrisolto. Senti, quindi ti faccio una domanda che riguarda l'attualità. Sì, è esattamente questo. E questa era esattamente la domanda. Il problema dell'antisemitismo in Russia nasce da lontano, ma per le tue conoscenze e anche per i tuoi rapporti, perché poi hai continuato a coltivare le relazioni con la Russia, è ancora un problema esistente nella Russia del 2020? Ma secondo me l'antisemitismo sarà sempre un problema esistente, perché comunque è un problema strisciante, o striscia o emerge, e non rimane mai insoluto, perché comunque gli ebrei, in forza proprio della vita che hanno fatto, delle persecuzioni subite, hanno dovuto diventare un'elite, perché hanno studiato, hanno sempre studiato tanto, e sono diventati talmente, tra virgolette, pericolosi, no? Perché sono stati sempre bravissimi in tutto ciò che hanno fatto e sono stati odiati per quello. Questo è il problema, sono stati invidiati e odiati. Io consiglio a tutti di leggere i libri di Isaac Bashevis Singer, che poi ha vinto il Nobel, e lui ha analizzato il problema da quando gli ebrei vivevano in questi piccoli shtetl dell'Europa orientale, eppure anche lì loro, malgrado fossero in condizioni di emarginazione pazzesca, riuscivano ad emergere, anche perché per loro erano proibiti tante professioni, dovevano per forza fare determinati mestieri e solo quelli. Cioè, quando c'è ancora questo antisemitismo strisciante, definiscono gli ebrei sempre così del danaro, i commercianti di stracci, perché loro potevano fare solo quello, capito? Un'altra cosa mi incuriosisce molto, il fatto che nella propaganda di quest'ultimo anno i russi accusino l'Ucraina di essere uno stato antisemita e filonazista. Ti dico che è un'accusa ingenerosa, perché ci saranno sicuramente dei gruppi antisemiti e dei gruppi filonazisti in Ucraina, come ci sono in tutto il mondo, perché è un problema che è comunque cronico ed endemico in tutte le civiltà, quindi non puoi accusare solo l'Ucraina, come c'è in Ucraina ci sono in tutto il mondo, purtroppo, in tutto il mondo. Sì, un problema che è ora che sia superato, riusciamo a farlo anche grazie alla lettura del libro Vita politica degli ebrei in Russia dalla fine dell'Ottocento al 1930 di Marella Giovannelli, che ringraziamo per essere stata con noi. Grazie davvero Marella, speriamo di sentirci presto. Grazie a voi.